Finalmente siamo tornati a Night City. Per voi probabilmente non sarà cambiato nulla, ma questo è il primo episodio che sto registrando io con il nuovo microfono. Voi avete visto per 2 settimane tutti gli altri video, ma questo in realtà è il primo video che faccio dopo quella settimana che mi sono dovuto fermare. E beh, nell'attesa di una settimana, diciamo che mi sono, non dico portato avanti, ma mi sono messo a creare un po' di cosine. Tra cui sono andato a cercarmi tutto quello che mi ero mancato e ho craftato tutto il craftabile fino a questo momento. L'unica cosa che mi dà fastidio è questo simbolo di missione. Ma è una cara che non mi fa vedere quanto danno fa l'arma. Sono alla ricerca di un fucile a pompa decente. Questo fino ad ora è il migliore che ho trovato. Ma forse so dove comprarne un altro. Anche se, volendo, potrei craftarmene uno leggendario così a cacchio di cane, ma mi piace l'idea di averne uno iconico, o comunque uno bello leggendario cazzuto. Che poi, neanche a farlo apposta, ho scoperto che alcune armi, anche se non sono segnate con l'iconico, esempio, vediamo se la trovo, la Dying Knight all'inizio non era segnata come iconica, era segnata come Dying Knight, un'arma iconica senza averlo scritto. Lo hanno aggiornato, secondo me. Quindi, prima di andare da Takemura o da Judy, devo ancora decidere, andiamo un attimo a questo negozio di armi. Ehi là, ciao! Devo controllare una cosa. Ok, eccolo qui, il fucile leggendario L69 Zhou, che è un fucile a pompa smart. Se io provassi a fare il confronto fra queste due armi, vediamo quale delle due è migliore. Ok, questo c'ha più DPS, quello c'ha più danno. Questo qua, il Sovereign, spara più veloce, ma questo qua è smart. Questo qua smart fa danni chimici, stessa probabilità di colpo critico, però questo qui c'ha 150 di danno critico. Di sicuro non è male. Vediamo, costa 168.000. Forse divento povero, che dite? Ecco fatto, ti ringrazio. Vediamo questo nuovo giocattolino come se la cava. Jack ci siamo, mettiamogli un paio di mod. Essendo un'arma smart, gli aumentiamo il danno. Ho scoperto che in realtà questo aumento di 8 di danni, in realtà non è 8 preciso di danno, in realtà è molto di più. Diciamo che 8 è indicativo, perché aumenta i danni di 22. Perché non lo so, ma va bene uguale. E visto che ne abbiamo altri, aumentiamolo ancora. Altro di 7. E siamo a 29 di danno extra. Aumentiamolo ancora e facciamo altro 6 di danno. Ed essendo questo un fucile a pompa, gli togliamo il rinculo verticale. Vediamo. Ora fai 63-77 per 8 di danni. Ed abbiamo aumentato 35 di danno. Ok. Vediamo come te la cavi. Bello. Da quando ho cambiato alcuni settaggi sulla play, però è tutto dannatamente scuro la notte. Dai, si vede molto meglio adesso. Va che bello i riflessi per terra. Dunque, la missione è a 1,4 km, quella di Takemura però. Quella di Judy invece, quanto è lontana? 1,8 km. Ok, Takemura vince. Anche perché dobbiamo andare a parlare con Anako-sama. La prego, ci ascolti, Anako-sama. Per fortuna c'è un punto qui vicino. Non passo neanche da casa a lasciare giù il, come si chiama, l'altro fucile a pompa, perché uno, proviamo quello nuovo, e due, metti che non mi piace, almeno c'ho già l'altro e sparo direttamente. Ma essendo un fucile smart a pompa, non credo che mi dispiacerà, anzi credo proprio che potrebbe essere un bel giocattolino. E si sono seduti tutti. Allora, dove sei, Takemura? Va che bello di notte così, dai. Come fanno a criticarlo? Guarda che spettacolo.
Oh, Takemura che mangia, questa sì che è una novità. Ti ho visto, eh. Ma... hai buttato un panino intero. Non buttarti, c'è sempre speranza. Goro, se vuoi buttarti, c'è un servizio H24. Guarda che non mi sopporta più. La parata sta per cominciare. Lo so, dai, mi dispiace, non volevo risponderti così. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Ok, prendiamolo, vediamo. Scusami, non volevo... Mi dispiace, mi sei simpatico, non voglio sfotterti. Il Maloia funziona davvero. È molto meglio del previsto. Ah dai, non ti sei fatto fregare. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Perfetto, no? Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Cecchino e pistola. Ci sono vari modi di raggiungerli. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Ok. Il secondo è più difficile. Dovrai salire. Il terzo invece si nasconde sulla passerella sopra la strada. Ok. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Ovviamente. Se ti notano, bang, addio. Beh, con tutte le difese che c'ho non penso, però... Penso che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. Beh, l'ultima cosa è quella che temo di più. Sì, perché c'è Oda. Sei pronto? Ok, abbiamo un piano B? Aspetta, se va tutto a puttane, abbiamo un piano B. La morte! Secondo te? Mi hanno accusato di aver tradito l'Arasaka. Presto dovrò affrontare la sorella dell'amministratore delegato in persona. Non ci sono piani B. Deve funzionare. O questo o nulla. Tu sei pronto per Oda invece? Sono pronto. Ma la domanda è, tu lo sei? Ho ideato io questo piano, no? Sì, ma Oda... Sto lasciando un elemento fondamentale. Il tuo amico Oda. Oda è un uomo d'onore. Non oserà alzare un dito contro di me. Posso dubitarne? Ti avvicinerai a... Posso dubitarne io? Non hai tutti i torti. L'istinto e i riflessi prevalgono in momenti del genere. Quindi, lo so. Quindi spero solo di essere ancora più veloce. Ah, beh, certo. Dai, aspettiamo. Fa attenzione, Goro. Che palle che questo... Allora, c'è una cosa che sto odiando di questo gioco, è che ogni tanto... Senza che tu tocchi il controller e non è il drift perché ho controllato con tre controller diversi. Ogni tanto quando sei fermo cammina piano piano a scatti da solo. Wow. Wow, che bello questo. Il pesciolino che... Sono in posizione. I carri sono partiti. Sta attento e fa piano. Va bene. Se hai troppo rumore, arrivano i droni della Arasaka. Ho visto anche una Netrunner con l'uniforme della Arasaka. È nascosta da qualche parte. Ricevuto. Io vado. Allora diamoci da fare. Devi raggiungere tutti gli attori prima che arrivi il carro di Hanako-sama. Quindi abbiamo anche la missione a tempo, ovviamente. Dobbiamo, uno, non farci notare. E due, fare attenzione. L'arma, ovviamente, usiamo la spada perché, le spade, sai, non fanno rumore. Scusatemi signori, permesso. Non dovresti nemmeno essere qui. Torna dentro, veloce. Scusatemi, permesso. Ci sei quasi. Ecco fatto. È di fronte a te. Sta guardando la folla. Non ti vede. E anche se ne accorgerà. Aspetta, le bombe sì però. Le bombe se ne accorgono. E perché non posso tirare fuori l'arma? Può essere che in questa zona io non posso usare le armi. Attenzione a tutte le unità. Attività sospetta nel settore 3C. Il vagone vicino allo stand di palloncino. Occupatevi. Quella, attenzione. Non so da dove passare. Fermi. Per... Balcone, secondo piano. La donna in rosso. Credo sia armata. Ma dai. Controordine, ripeto, controordine. Goro, ho fatto fuori il più vicino. Ora devi saltare sul balcone vicino alla freccia verde e prendere l'ascensore. Prendi ok. La in cima per attraversare la strada. Attenzione.
La gente non ci deve notare. Dobbiamo essere invisibili. La Madonna, signorina, con calma però, eh. Allora. Lì, è importante. Oda sta parlando con qualcuno. Sì? Ti collego, così sentiamo tutti e due. Perfetto. E questo c'ha ragione comunque. Io sono d'accordo con Oda. Dopo il casino che abbiamo fatto al coso dei carri, avrebbero dovuto annullarla sta cosa. Avrebbero dovuto annullarla sta pallone. Adam Smasher, bastardo. Il tizio che ti ha ucciso, calmati, sicuro che sia lui? Il tipo che ti ha ucciso. Tipo, quello stronzo è a malapena umano. Questo è vero. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Così lo puoi ammazzare? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Ah, ti vuoi vendicare, giustamente. Dovrai accontentarti. Come se a perderci fossi tu. Questo è vero. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Vero. Johnny, per favore, fermati. Mi dai la nausea se continui a muoverti. Quindi? Basta? Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Ma dai, ma perché si è annullato? Ho parlato con Johnny. Intanto la gente non ci vede che saliamo su scale, saliamo su cose. Johnny, ciao. Non sembra molto stabile. Lo vedo. Che Mura non ti abbia organizzato un piccolo incidente. Nah, non ti preoccupare. Basta. Merda! Solo correre. Merda! Perfetto, questa volta passandogli in mezzo ha funzionato. Ma guarda che belli i pesci come si muovono sinuosi. C'è anche un dragone, ma che bello. Comunque dobbiamo sbrigarci. Non abbiamo il tempo di guardare i carri e gli ologrammi. E stavolta cerchiamo di non cadere di sotto. Sicuri che Takemura non ti abbia organizzato un piccolo incidente? Ah, lo spero per lui. Merda! Poco non cado. Ecco fatto. Il cecchino ti ha visto. Davvero? No, semmai avrà sentito la cosa. Merda, stava parlando, aveva detto tipo te l'avevo detto. Occhio, fai attenzione. Ok. Ce ne sono due di cecchini? Merda. Devi scendere in qualche modo. Fa attenzione. Ecco. Così. I droni. Non c'è fretta. Mi servi vivo. Non volare di sotto. Takemura, per favore. Occhio ai droni, via. Occhio ai droni. Che questi non gli possiamo neanche sparare ora. Ovviamente protetti nel punto esatto dove i droni dovrebbero vederci. Non mi hai visto, vai via. Merda. Merda, 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 merda. No, devo mettere una pistola, sbrigati. Una pistola silenziata, possibilmente. Minchia. La Madonna. Che è successo? È esploso tutto. Ok, ci siamo quasi, eh. Facciamo attenzione a non volare di sotto, soprattutto. Ecco fatto. Shhh, sempre silenziosi e ovviamente con il favore delle tenebre. Molte tenebre, devo dire, a questo giro. Ok, spero che il tizio sia da solo. Spero che questo sia da solo. Shhh, va tutto bene. Va tutto bene. Non vi dovete preoccupare di nulla. Dov'è il cadavere? Ok. Cerchiamo di levarlo da qui, almeno. Ancora qualche metro, ed è tu. Almeno i droni non lo vedono se passa. Ah, guarda un po'. Sempre le mine
messe lì per non farsi vedere, Facciamo attenzione. Mettiamo il cecchino. Come dicono i militari, bersaglio a terra. Fa piacere sentirlo. E beh certo, tanto. Finché non sei tu, Goro. C'è la porta delle scale. È la via più breve verso il prossimo tiratore. Questo è bello in alto. Oh, ti benissimo. Attenzione. Prima mi fai salire. È ancora Oda. Senti. Sentiamo e poi mi fai scendere. La sicurezza pubblica è stata compromessa. Lei deve essere trasferita subito. Ti prego, spiega. La FERC è perfettamente in grado di proteggere i suoi superiori. Chiedi al tuo capo cosa conta di più. L'immagine della Arasaka o la vita di sua sorella. La situazione è sotto controllo. Passa il chiudo. Hai ecco fatto. Sanno qualcosa. Forse troppo. Spieghiamoci. Allora, lo so che dobbiamo sbrigarci, ma sai, devo anche giocare sicuro. Non posso permettere che mi sgamino. Quindi dobbiamo salire bello in alto, come diceva lui. L'importante è che non ci sia nessuno e che nessuno ci senta o ci veda. E devo fare attenzione anche alle mine, in realtà, Dobbiamo fare attenzione a qualsiasi cosa. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione da lì fuori arrampicati. E se non ce la fai, usa la passerella a tua destra. Occhio ai propulsori dei carri. Se non vuoi andare a fuoco, vieni giù la testa. E beh certo, no? Ecco fatto. Loro sembrano forti. Prova a arrampicarti. Tranquillo. Mal che vada, se crollano salto di nuovo, no? Come... Ah, sembrava Johnny che parlava. Come se prima le cose non fossero già sicure, no? Tanto, cosa voglio... Cosa ce ne frega ormai? Questo è un cantiere. Gli operai non devono chiamare la sicurezza. Benissimo, quindi... Ah beh, ma... Cazzo, aspetta. Sì, sembra proprio una... Ecco fatto. Che poi voi... Come avrei dovuto passare lì? Se non avessi avuto il coso per fermare il tempo. Rallentare più che fermare. Sta diventando una bella missioncina stealth questa. Questa qui mi sta piacendo. Allora, facciamo un attimo di attenzione. Ecco fatto. Devo fare attenzione veramente a tutto. Ci potrebbe essere qualsiasi cosa che potrebbe farmi. Qualsiasi cosa, appunto. Ok, qua è bloccato, quindi... Ok, da qui non si passa. Volevo vedere se potevo passare dalla finestra. Io ho paura che questa missione finirà male, per me o per Takemura. E ho paura più per Takemura in realtà che per me, perché io, volendo nolente posso comunque cavarmela. Lui non saprei, lui sarebbe sicuramente ammazzato. Questo è poco ma sicuro. Confermato. Agente ostile. Aspetta. No, 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 devi restartene fermo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sembra proprio di sì. Ottimo, c'è ancora un problema. Tutte quelle mine? La vetrana della Arasaka ha preso il controllo di tutte le reti. Devi toglierla di mezzo. Eh beh certo. È impossibile di rotare il carro. Ovviamente. È un palazzo in costruzione, vicino alla seconda postazione dei cecchini. Ok, sto andando. Quindi devo tornare indietro? Questo mi stai dicendo? Prendiamoci tutto il prendibile. Anche se, oh, c'è da dire che queste zone sono mega scure. Ti giuro che io non ho idea di come sarà questo episodio.
Ecco, ho aumentato di nuovo un pochino la gamma, perché sennò veramente voi non vedete nulla. E anche io poi avrei fatto fatica a montarlo. Scendiamo e andiamo a cercare la suddetta Netrunner. È rimasto un pacchetto volante, probabilmente quello del drone che è volato di sotto. Volato. È caduto. Là il dragone, ciao. Qua? No, forse non avrei dovuto. Forse me dovevo muovermi più che ascoltare la canzone. Dai, che magari Takemura crepa. Vi. E ti pareva? Oh, brutta storia. Avessimo avuto una vita più normale, magari ce la saremmo potuta godere, no? Ce lo saremmo potuto godere di più questo spettacolo. Ah, questo è il cantiere. Ora vi l'ho distratta. Stacca il link. Ecco fatto, io stavo già per sparargli. Fai una pausa. Merda! E ti pareva! Mancavi solo tu! Merda! Questa sì che è una boss fight! Ah, guardalo che diventa pure invisibile. Ok. Attento, si mimetizza. Fai attenzione alle variazioni di luce. Bene. Si sta riprendendo la vita. Va bene. Vuoi combattere duro? Combattiamo con le spade, allora. Ah, sì? Vuoi combattere con le armi smart? Va bene, ti accontento subito. Ecco fatto, Oda. Una nuova spada. Sono riuscito a... Oda è morto. No. Sta respirando. È vivo. Per ora. Ti prego, B. Abbi pietà di lui. Assolutamente. Non l'avrei ucciso. Non esserci ostacoli ora. Procediamo. Io non l'avrei neanche toccato. È il tuo giorno fortunato. Quel cazzo di senso dell'onore di merda. Il tuo cazzo di senso d'onore. Allora, aspetta un attimo. Fammi vedere la nuova spadina. Il Jinchūmaru. 144-176 di danno fisico, 57% di probabilità di colpo critico, 10% di danno critico, che è veramente pochissimo. Fornisce il 100% di probabilità di colpo critico quando Kerenzuku è attivo. L'ultimo colpo di una combo infligge danni doppi, raddoppia i danni contro i nemici che hanno il doppio della tua salute attuale. In realtà sembra un po' una cazzata. Sembra un po' una cazzata di cioè, buona sicuramente, ma in realtà credo che solo i boss abbiano il doppio della mia vita. Proviamo a potenziarla. Vediamo se riusciamo a farla diventare leggendaria e cosa ne esce fuori. Vediamo leggendaria com'è messa.
Allora, sicuramente ha più DPS, ha più danno. I danni fisici sono uguali, riduzione del costo è uguale. Probabilità di colpo critico è il 5%, ma noi abbiamo il 100%, mentre i danni critici sono solo 110%. Che tra l'altro il colpo critico, la possibilità del 100% è dato da questo cyberware, che uso praticamente mai. Però vabbè, abbiamo ottenuto una nuova spada, dai, almeno quello. Proviamola, vediamo com'è. Oggi sei fortunato. Che bella. Grazie al tuo vecchio amico Goro. Sono io a ringraziarti, V. No, tranquillo, non ti preoccupare, non gli avrei fatto nulla neanche volendo. Ok, Fico. Online nel sistema. Tocca a te, Takemura, ora. Speriamo non gli succeda nulla, dai. Ma adesso foglio? Dentro. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, credo. Cerca di ascoltare. Non dimenticare di disattivare gli allarmi. Devo poter entrare. E come faccio? Ah, ok. Kiken da to keikoku sareta no. Ho dato mo renraku ga torenai shi. Nani ka hen da wa? Paredo giusto reba. Masaru testa da muore. Yuasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa akumade mo otousan o tsuitou suru tame. Ayatsuri ningyou ni naru tame janai wa. Kono misemono de wa minna yakuhari ga aru. Michiko wa monko itte nai sho. Daga omae ga iu nara chushi shite mo ii. Zen byame da. Omae nan zen ga daita. Tanto non lo farà, ovviamente. Lei non annullerà nulla. Esatto. Ah, è una foto. Goro, sistemi disattivati. Ora o mai più. Ovviamente. Eccolo, il nostro supereroe. Ma dai! E ti pareva? Corri! Corri dove? Merda, merda, merda! Comunque sia, ora siamo davvero fottuti! Sapevo che non potevamo fidarci. Dov'è finito il guinzaglio? Dobbiamo andare subito via di qui. Lo so, dammi un attimo, va. Dammi un attimo che certo non mi aspettavo che gli sparasse io. Allora, mettiamo dove sei. Il prototipo, qui. La pistola, perfetto. Beh, meglio muoversi, no? Dobbiamo fare attenzione che qua sicuramente adesso arriverà un sacco di gente. Muoviti, muoviti, muoviti. Ecco fatto. Scendiamo. E sicuramente di sotto ci sarà il comitato di benvenuto. Questo è poco ma sicuro. E invece no, ce l'abbiamo fatta. Sei al sicuro? Sì, però più o meno. Ti sei bevuto il cervello. Non c'è tempo per spiegare. Dobbiamo vederci. Ovviamente. Dove sei? In un complesso di appartamenti abbandonati in Vine Street. Secondo piano. Numero 303. Bussa quattro volte. Presto. Ok, Takemura. Cazzo, e poi sono io quello che è fottuto di cervello? Ma... Sono in ordine. Stiamo per... Ah, è la giornalista, me la ricordo questa. 2-1. Qui è Gillian Jordan di N54 News in diretta da Japantown, dove oggi, durante una parata commemorativa in onore di Saburo Arasaka, si è scatenato il caos. Oh, comunque questa spada è proprio bella di aspetto. Certo è che in realtà la spada lì, la Satori, con quel 600% di danno critico, sicuramente la sua sporca figura la fa. Che tra l'altro Oda aveva anche degli oggetti leggendari, ma non ho visto che cosa aveva. Aveva questo visore con il 12 di armatura, ergo se togliamo quel 12 diventa meno del mio. E soprattutto ha solo due slot, questo almeno ne ha tre, dai. Ah, qua c'è un'armatura leggendaria. Visto il massiccio danno critico,
Io mi tengo la Satori, che ha anche un po' di meno di danno, ma detto sinceramente, con quel critico puoi fregartene relativamente tanto del danno base. Eccoci arrivati, è stata una lunga camminata, sai? Ecco qua, mettiamo via la spada. Ah, sembrano proprio abbandonati questi luoghi. Ho uno strano senso di déjà vu di averla già detta questa frase e di aver visitato un luogo simile in un altro gioco. Luogo abbandonato, io che dico questa frase. Mi succede spesso ultimamente. Eccoci qua, stanza 308. Bussa 4 volte. Ta-tan, ta-tan. Ok, entra. Presto. Temevo che ti avessero preso. No, io temevo avessero preso te. L'intera Arasaka ti cerca ora. Un momento. Hanako è la persona scomparsa più famosa in tutto il mondo. Certo, lo so. Ogni singolo uomo dell'Arasaka ci sta addosso. Hai ragione. Non dobbiamo perdere tempo. Non la prende a schiaffi ora. Svegliati. Le ho offerto del tè. Hai rapito Hanako Arasaka e le hai offerto una fottuta tazza di tè. Eh sì, ha rifiutato rispettosamente. Eh beh, certo. Dille la verità, signor Inobu. Non divagare. Esponi le tue condizioni con chiarezza. Certo. Forse a te darà ascolto. Guarda, lo spero, dopo che tu l'hai rapita. Guarda, giusto per sicurezza, un salvataggio e io me lo faccio. Ehi là, tesoro. Ciao, posso sedermi? Possiamo parlare? Siediti, ero presente quando Saburo è morto. Il vero assassino è tuo fratello. Mi spiace doverti parlare in queste condizioni. Mi dispiace doverci parlare in questa situazione. Hanako-sama. È la seconda volta che me lo sento dire oggi. Allora, ero presente quando Saburo è morto. Ero lì quella notte al Konpeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. Questa è una menzogna inventata da tuo fratello. L'assassino è Yorinobu. Tan tan tan. Sei pazzo se pensi che io creda a queste assurdità. Anche tu sai che è la verità. Lo so che è difficile da credere, ma voglio farti un'offerta. Senti, so che è difficile da credere e accettare. So che sei una persona onorevole e degna di fiducia. Guarda come è compiaciuto. Faccio un'offerta. Guarda come è compiaciuto Takemura. Tu fai un'offerta a me. Il relic che tuo fratello voleva vendere alla Netwatch è nella mia testa, proprio ora. Tan tan tan. Mi hanno sparato in testa e il chip mi ha salvato. Ma ora mi sta uccidendo. Ciao Johnny. Il vostro costrutto di personalità, un engramma, sovrascrive la mia psiche. Devo fermare il processo quanto prima. So che tu puoi aiutarmi. E lo puoi fare, vero? Hanako-sama, vi è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarlo con il relic. Ci devo pensare. Aspetta. Ok, va bene. Hanako-sama. Ma tu vivi qui, Takemura? Giusto per capire. Hai sentito? Va, controlla. Sarà Oda. Ho davvero un brutto presentimento. Sì, anch'io. Merda! Minchia! Un altro estremista! A terra, coglione, non muoverti! A parte che ho visto della roba allungarsi dal mio corpo... E non in un modo buono. È l'ultima occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Ma poverino, non voglio che muoia. Johnny, io devo salvarlo. Minchia. Takemura, che cazzo hai combinato? Resta giù. No, scusami, volevo abbassarmi. E qua? Vieni fuori, non sei
nei guai. Forza allora. Qua ci sono dei nemici. Io sento sparare. Sicuramente è Takemura. Aspetta, se risalgo le scale, magari è ancora sopra. Che cazzo fai? Non puoi fare più niente per lui. E invece vedrai che ce la farò. Takemura? Merda! Aprite il fuoco! Non dovevi tornare! E invece sono tornato! Adesso dobbiamo uscire da qui! Subito! Ci sono delle stanze vuote a destra! È l'unica possibilità! Ok! Vieni, forza! Scusa un attimo! Questa roba è usata! Col nemico, attacco! Merda! Ecco fatto! È tutto buio! Non si vede nulla! Takemura? Mi stai seguendo? Lo spero, guarda! Attento! Dobbiamo dividerci! Da soli avremo più possibilità! Ah, corri! Non mi dire. Allora corri, vai. Corri, ora. Vai! Vai, Takemura, vattene! Guarda, sono contento di essere tornato. Sono contento perché sicuramente, se non fossimo tornati, sarebbe morto. Oh, finalmente! Secondo te questi motelli fanno apposta per noi principi degli sfigati. Cesso intasato, siringhe sotto il materasso, condizionatore rotto. Ovviamente, quello è il peggio, no? Ma dove siamo? Chi cazzo viene qui a dormire? Questo è vero. Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Questo è vero. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. Ma che cazzo serve un motel in mezzo a nulla? Guarda, non ne ho idea. Sta zitto, ti prego, sì, i perdenti del cazzo. Chi dorme qui? Già, solo 2 sfigati del cazzo. Ho pensato al peggio quando Goro ha rapito Hanako. Visto? Questo è quello che succede se fai incazzare una corporazione. Pensi di aver fatto una stronzata. Invece sei proprio nella merda fino al collo. E tu lo sai bene, vero? Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta, senza preavviso. E se fosse Goro? Che stronzata. Sono passate già 24 ore. Silenzio radio completo. Riposa in pace, bastardo. Ma dai! L'ho visto combattere, bravo anche senza impianti. Lo hai visto pure tu. Anche senza impianti, era un guerriero. Se la caverà. Sarebbe morto con onore. Non importa quanto sei bravo. Se sei da solo, sei fottuto. Esatto, erano in troppi per lui. Sentito? Auto. A quest'ora, qui. Via dalla mia cazzo di proprietà! Uno solo. Dito sul grilletto, vi. E se spariamo in faccia ad Hanako-sama, vedrai. Calma, eh. Non fiatare. Ho un messaggio per B. Non toccare la porta. So che sei lì dentro. Stai dormendo? Svegliati. Che facciamo, Johnny? Apro? So che sei lì dentro. Io non la vedo. Apriamola. Stai dormendo? Finalmente. Buongiorno. Oh, quello sul muro è... sangue. Sì. Sì. Prima questa fogna aveva una stella in più. Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sentiamo.
Sta per cominciare. Che cosa? La trasmissione? Una doll. Ah! Sì. Devo mettere bene in chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazza. Ah, è Anna Cosama, te l'avevo detto. Sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Buongiorno. Deve essere difficile per te, lo so. Mi spiace. So che per te questo deve essere difficile. Abbastanza da non voler guardare in faccia la verità. Esatto, lo immaginavo. E ora che succede? Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Buongiorno. Devo agire finché la ferita è aperta. Brava. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Non sei nella posizione di dettare condizioni. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Prima aiutami. Devi aiutarmi. Forse dammi una mano. Non sono stata chiara. Dobbiamo agire in fretta. Beh, anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai? Esatto. Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Oppure sì, in realtà. Guarda Relic, eccolo. Capisco. Qui. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Non so un cazzo, mi dispiace. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Ok, dai, sa qualcosa. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Ah! Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Psiche digitalizzate. E quante ne ha fatte diciamo finora, scusa? Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai la salvezza. Non senza una conoscenza approfondita del Relic e del processo di creazione dei costrutti. Ho parlato con Hellman, ho i progetti del Relic, Alt Cunningham mi ha parlato dei costrutti. Non lo so quale dei due. C'è qualche problema? Ho i progetti. Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. L'ho trovato io però. Per spiegargli che nessuno se ne va dalla Arasaka dalla porta sul re. Ma dai! Al Cunningham mi ha parlato di costrutti. Ah, ok, tutte e due vale la pena. Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham. La Cunningham? Sì, lei la è Cunningham. Del Soul Killer. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere più che utile. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora? Beh, abbiamo due pezzi della chiave, no? Uniamoli. Dai, vediamoci, parlami. A Lambers, in centro città. È un posto discreto. Sicura di non attirare l'attenzione? D'ora in avanti, io e te dobbiamo agire con estrema cautela. Sicuramente. E si spegne la doll. La proxy, scusami. Beh, la mia parte l'ho fatta. Sei stata pagata, bon, basta, ciao. Sai cosa? Cosa? Dimmi. Forse preferivo l'imboscata di soldati della Arasaka. Abbiamo quello che volevamo, idem. Cioè, almeno con quelli ci abbiamo già avuto a che fare. E li abbiamo uccisi. Ma questo è qualcosa di nuovo. Mi fa piacere che lo sai. Corriamo sul filo di un rasoio. Molto affilato. E molto sottile anche. Ah, vabbè. Vorrà dire che è il momento di andarcene da qui, Johnny. La papessa. Dimmi. Rieccoti, hai altre stronzate da sparare? Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a stronza di porcellana? Martha! Cazzo, stiamo pronti. E là? Dove stiamo andando? Sto morendo. No, 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 no. Il mio braccio però era meccanico. Per un attimo il mio braccio era metallico ed era quello di Johnny.
Ehi! Johnny. Che sia stato lui a prendere le medicine al posto mio? Senti la brezza. Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. Il Pacifico? L'ultimo attacco mi ha quasi ucciso. Dove siamo? Ah, a Pacifica siamo. L'oceano è bellissimo. Hai ragione. Non riesco a distogliere lo sguardo. Dove siamo? Siamo a Pacifica. Te l'ho detto. Cos'è questo edificio? Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Sai che novità. Voglio farti vedere una cosa. Vieni. Ho visto che hai in mano i farmaci di Misty. Perché mi hai portato qui? Perché tra tutti i posti mi hai portato qui. Dammi un minuto, vedrai. Mi vuoi mostrare qualcosa di tuo? Hai preso il controllo. Non potevo lasciarti lì, no? Questo è vero. Aiuto! Ma io volevo rispondergli. Johnny? Ma che bello che sei, come il sole. Hai pensato di prendere i farmaci di Misty? Volevi davvero prendere i farmaci di Misty? Grazie per l'aiuto. Grazie dell'aiuto. A cosa servono gli amici immaginari? Oh, e c'è ragione. Ma non riusciamo neanche a stare in piedi. Credo che morirò presto. Un giorno ti ripagherò. Ti restituirò il favore se capiterà. Sì, ci conto. Oh, credo che morirò presto. Stai pensando al sesso, vero? Primo pensiero è stato il sesso, eh? Ma quelle sono le mie lame. Tecnicamente sarebbe masturbazione. Ma no, non sei il mio. Aspetta. Ecco fatto. Ecco, ora non ci sono più. Passa dalla finestra. Dovresti riuscirci. Credo. Beh, se non cado e muoio sbattendo la testa, sì. Quanto è buco. Siamo caduti veramente, volevi serio? Volevi sapere perché ti ho portato qui? Sì, volevo saperlo. C'è un nascondiglio. Qui dove sono io. Aprilo. Svuotalo. Cosa c'è dentro? Roba tua? No, oh, cibo. Quello è un ciondolo. Queste sono tue. Lo erano. Adesso sono tue. Ma dai! Sono della guerra messicana. Oh. Oh. 50 anni fa. Guerra messicana. Quando ero giovane, idiota come te, mi sono arruolato in una milizia corporativa. Mm-hmm. Ero in Messico quando ho capito che a prescindere dalla guerra, le corporazioni vincono sempre. E chi perde è la gente normale. E questo è vero. Quindi... è questa la verità che hai deciso di cantare? Beh, prima ho disertato. Sono finito qui, chiuso in questa stanza. Me ne sono stato a letto a fissare il soffitto per un mese intero. Bel soffitto. Non mi dispiacerebbe sdraiarmi a guardare il soffitto per l'eternità. Vabbè. È per questo che ti ho portato qui. Vuoi farmi sdraiare? Immaginare sulle cose per giorni, settimane. Voglio evitartelo. Ah, grazie. Perché le stai dando a me? Perché me le stai dando? Perché tanto io non le uso. Immagina di essere in guerra insieme, di combattere fianco a fianco, io e te. Ti prenderesti un proiettile per me? Sì, non lo so, è una domanda idiota. Beh, in teoria sì. Sì, lo farei. Le piastrine erano di un uomo che ha sacrificato la sua vita per salvare la mia. Ho pensato un po' alla nostra situazione. Voglio essere chiaro. Non ti farò nessun torto. Oh, grazie. Quando sarà il momento darò la mia vita per la tua. Lascerò che mi cancelli. Ma no, non si fa. Le piastrine sono la prova della mia promessa. Farei io lo stesso per te, il corpo è sempre stato mio. Farei lo stesso, però. Io farei lo stesso per te. Sì, grazie. Oh. Stai valutando seriamente l'offerta di Anako? In teoria sì. Hai un'idea migliore? Hai un'idea migliore? Non ancora, ma ho una richiesta. Sentiamo. Beh, Adam Smasher, il bastardo che mi ha fatto fuori. Mm-hmm. Qualsiasi cosa mi succeda lo voglio morto, sepolto. Deve crepare come merita. Ok, questo te lo posso promettere. Sul serio? Smasher, all'improvviso ti viene in mente?
Ma l'ultima volta... Non abbiamo fatto in tempo a salutarlo, per questo dobbiamo trovarlo e farla finita per sempre. Ma l'ultima volta quando? Quando siamo scappati con Jackie? Sarà fatto allora. D'accordo, sarà fatto. E voglio che Rogue venga con te. Eh? Come? È importante per me. E lo è anche per lei. Non credo che Rogue sia così sentimentale, quindi dico tutto a Rogue. Rogue non combatte più. Dico tutto? Quindi devo dire a Rogue tutto quanto. Credo sia meglio se lo faccio io, personalmente. Vuoi prendere il controllo, eh? Tu mandi giù le pillole di Misty e io prendo il timone per un po'. Lo sai che non sono affatto entusiasta del piano. Però lo faremo. Voglio soltanto parlare con Rogue di Smasher. Poi mi faccio da parte. Promesso. Dimmi cosa hai in mente, niente da fare. Non so se mi fido. Ho capito cosa hai in mente. Allora Hellman aveva ragione. Ho capito cosa hai in mente, forse. Rogue è una bella copertura. Per cosa? Per prendermi il tuo corpo una volta per tutte? O per un altro piano suicida per attaccare l'Arasaka? Ormai ti conosco piuttosto bene, Johnny. Per l'ultima volta, nessun piano segreto. Ok, dimmi cosa hai in mente. Voglio sapere esattamente cosa vuoi fare. Esatto. Voglio dire a Rogue la verità e chiederle di aiutarci. Ah! Ehi, Satana mi ha cacciato dall'inferno, ti mando un saluto. Mi limiterò a servirle Smasher su un piatto d'argento e a parlare dei bei tempi andati. Facile. Non riesco a metterti in luce. Ok, ti do il controllo, non se ne parla, devo pensarci. Ok? E va bene, lo faccio. Per te. Grazie, davvero. Di nulla. Portami all'Afterlife. Ti prometto che non te ne pentirai. Va bene. Sento meglio, è ora di andare. Sento ancora un dolore vicino al tuo cuore. Dubito che quello se ne vada. Potrei crepare da un momento all'altro. Perché punta... Ecco, volevo vedere, ma scusami, c'era solo la piastrina? Va bene, andiamo, Johnny. Hotel Pistis Sofia, giusto? Mm-hmm. Un bel posto per morire. Ma non oggi. Esatto. Oh, brutta storia. Brutta storia. È una storia di merda, amico mio.